Voi del 118 correte alla velocità della luce per cercare di non spegnere quella luce che Dio ci ha donato. Io cassiera sento il bip del prodotto passato, voi invece siete angeli perché la prima cosa che fate è ascoltare il bip del cuore di ognuno di noi e siete i primi a soccorrerci, siete la macchina più bella utile al prossimo. Sono solo alcune frasi scritte da Rosa Lucchetti, la cassiera dell'Ipercop Miralfiore di Pesaro, destinate agli operatori del 118 in prima linea durante la fase emergenziale, una lettera che esprime la gratitudine verso i sanitari e che Rosa non ha esitato a consegnare, donando loro anche 3 tessere prepagate del valore di 250 euro. Che cosa l'ha spinta a fare questo gesto? Ah, il cuore, solo il cuore, io faccio quello che mi detta il cuore, faccio quello che mi sentivo di farlo e l'ho fatto. Molti sono venuti a ringraziarmi al lavoro, ecco, ha chiesto chi ero e quindi sono passati in casa da me. Infatti dicevano fatevi piangere, sento qualcosa nel cuore che sento di fare, lo faccio, non è nelle mie possibilità certo, perché vivo di quello e basta, quindi voglio dire, però sono così, cioè anche nella vita, non solo, diciamo, anche nella vita, nei gesti semplici. Se mi viene da fare un gesto o donare qualcosa, l'ho sempre fatto. Io le ho donate a loro e poi dopo loro possono farci ciò che meglio desiderano, o farci un pranzo, una cena, festeggiarmi mangiando loro tutti insieme nel momento più tranquillo, perché adesso si sono un po' più tranquillizzati. Il gesto di Rosa non è passato inosservato. Il Presidente della Repubblica ha voluto conferire alla cassiera pesarese una onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica a lei e anche ad un primo gruppo di cittadini che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del coronavirus. In una nota, il Quirinale ha attribuito il riconoscimento ai singoli per rappresentare l'impegno corale di tanti concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali. A chi vuole dedicare, diciamo, il riconoscimento anche che gli ha fatto il Presidente della Repubblica, Mattarella? Ai miei genitori, che non ci sono più. Ai suoi genitori? Sì. Perché se sono così è grazie a loro. I miei genitori adottivi. Il profilo Facebook di Rosa è stato inondato di messaggi. I complimenti alla cittadina sono arrivati anche dal sindaco Ricci, che ha espresso il proprio orgoglio a nome della città. Un orgoglio che si estende anche da parte del presidente della Coppa Alleanza, Adriano Turrini, nei confronti della dipendente dell'Ipercop, riconoscendo in Rosa i valori della cooperazione e del suo gesto di affetto e di grande altruismo.